È cosa. incredibile, è una vergogna, non è possibile, che schifo. Villaggio Ambrosiano per raccogliere le segnalazioni dei cittadini che si fanno sempre più pressanti per le emergenze, in primis quella sanitaria, di questo quartiere. Prego, quali sono le segnalazioni che volete portare in comune? Allora, siamo pieni di scarafaggi, Topi. topi, c'è un degrado della Madonna perché siamo dimenticati da tutti, dalla legge, dallo Stato, proprio dimenticati da tutti. C'è un giro di persone fuori alle strade che non si può proprio vivere più. E se gentilmente la polizia viene in borghese, non in divisa, per fare un po' di ordine in questa zona. Avete già fatto segnalazioni all'amministrazione Sì. comunale? Abbiamo fatto segnalazione, personalmente abbiamo mandato un'email ad aprile dell'anno scorso al comune con una PEC, non è stato risposto e qui il sindaco non si è mai visto. Siamo Chiediamo dimenticati. personalmente, il sindaco viene qua in borghese, senza polizia. Che qui facciamo vedere noi il degrado che c'è di sera. Un po' più di sicurezza, Siamo pieni di topi. Sì. Negozianti che si lamentano che c'è No, noi la poco. mattina troviamo c'ho delle fotografie che abbiamo posso paura di vedere. uscire. Prego, prego. Poi non c'è Durante la. orario di, Aspetta, aspetta, non c'è orario di riposo, perché quando si deve riposare tutti i bambini a giocare. Quando una cosa, i bambini tutti dentro. No, avendo un negozio L'orario qua di è riposo. diventata un po' una problematica lavorare perché io ho un alimentare, vabbè, però la mattina ci troviamo di tutto e di più, ma secondo me è perché c'è poco passaggio di Controlli. controlli e cose Ci varie, sono ecco. problemi anche di spaccio, secondo voi? Quello non Non siete so, in ma grado penso di. che comunque sia una cosa. Abbastanza comune, certo. No, quello non lo posso dire, No, però credo che l'Italia non ormai. avete evidenze più di tanto. Adesso dormono tutti. Quando è alle 2 che una deve Poi abbiamo chiesto di dormire, mettere le le telecamere sui palle, le bidoni, palle. dove stanno i bidoni dell'immondizia, almeno vedono pure le persone che buttano via ingombranti materiale che non è dei condomini e beccano le persone. Le persone dall'altra via che E vengono poi i comuni quando dalla pattumiera viene a buttare la pattumiera, la buttano, puliscono dopo, lasciano tutto in macello. Avete trovato discariche abusive? Certo, Sì. come si può pure Via Argentina, vedere, giusto? sì, via Argentina, via Sì, Tripoli, ci perché sono pure delle foto che documentano queste loro cose. vedono che ci sono i bidoni dall'altra parte, anzi andare dal posto suo, vengono qui e buttano tutto qua. Chiunque viene Cioè, butta comunque tutto qua, viene, cioè, come una discarica. non c'è Arriva con le nessuno. macchine, Anche si fermano e buttano adesso roba giù. che il ponte è chiuso, com'è la situazione? Sì, con il ponte chiuso No. c'è un disagio Peggio, della Madonna nella circolazione. peggio, peggio, non so. Di sera qua le macchine sulla via Argentina mi sembra che c'è un rally che fanno le gare di corsa. A dicembre dell'anno scorso sulle strisce pedonali hanno messo sotto una persona, non è stato beccato, chi è stato? Che se c'erano le telecamere sui bidoni vedevano la targa e purtroppo una persona è ceduta lì sulle strade. Chiaramente la chiusura del ponte ha isolato il quartiere. Isolato, noi già eravamo isolati, ma siamo peggio ancora. Cioè, per andare a Paderno devo fare un giro chissà dove. L'altra volta ho dovuto fare il giro tutto di Paderno, uscire da San Carlo. Quando non c'è il passaggio a livello chiuso, perché E sennò. il passaggio a livello ci sta un'ora chiuso. Sembrava stare 2 ore in fila. Se c'è il passaggio Cioè, a livello chiuso, non poi si non si arriva può. Il più. passaggio a livello poi non apre più quando è chiuso. Quindi cosa chiedete? Un Pulizia, pulizia, controlli e fare qualcosa per questo rione. Sicuramente una sanificazione La della zona. sanificazione, ma sanificazione fatta Però con deve essere coscienza, fatta no? con Acqua sporca, acqua No, ma pulita. deve essere fatta E sempre come rispettare accorgimento. l'orario di Mancherebbe. riposo. Certo, signore. Rispettare Rispettare l'orario l'orario di di riposo fa riposo. fatto agli amministratori. Comunque siamo qui, manca Confermiamo tutto. il giorno di oggi. Che giorno Mi confermate oggi 26 giugno 2021. Sì, 26 giugno 2021. La Ce risposta più presto, però. Ogni anno. Ma qua non fanno mai niente, una disinfestazione. Ogni anno dovrebbero fare la disinfettazione, visto che ci sono questi problemi. Secondo voi è giusto? Abbiamo visto, la situazione è abbastanza grave. Se mette nelle nostre mani almeno fanno e poi dice avevo tolto se parliamo mai se parliamo È incredibile, è una vergogna, non è possibile, che schifo.